tutti ragazzi, benvenuti in questo video, buona domenica a tutti quanti tifosi biancoscudati e non, è la domenica di Padova-Gubbio, una partita da non sbagliare, ore 15 allo stadio Eugenio, la quart'ultima giornata del girone B di Serie C, una partita da non sbagliare, una leadership da incrementare, una leadership da conservare per la formazione biancoscudata di Andrea Mandorlini, bisogna replicare immediatamente dopo la sconfitta patita sabato scorso al Nereo Rocco nel derby del Nord-Est, nel derby della Parona contro la Triestina, che quest'oggi, in questa quart'ultima giornata, in questa 35esima giornata del girone B di Serie C, sarà impegnata al Renato Curi contro il Perugia, e poi lunedì prossimo, nel posticipo della 36esima giornata, affronterà addirittura anche il Sudtirol. Quindi la formazione alla bardata è una formazione davvero molto molto importante per il destino di questo campionato, perché speriamo che dopo aver fermato la corsa del biancoscudo possa fermare anche la formazione di Fabio Caserta e addirittura anche la formazione di Becchi. Ma attenzione, perché oggi, notizia molto importante, non ci sarà la diretta per un impegno lavorativo, quindi il post partita uscirà dopo qualche ora, però le emozioni di vivere una partita così importante ci sarà lo stesso, il post partita ci sarà, speriamo di commentare una grande vittoria che potrebbe portare la formazione biancoscudata a quota 73 punti, poi l'impegno in trasferta tra 7 giorni al Braglia contro la quarta forza del campionato, il Modena, che in questo momento ha 60 punti in classifica, a meno 10 dalla Padova, leader della classifica, leader indiscusso della classifica. Poi la trasferta il prossimo 25 aprile alla Cabassi contro il Carpi, e il 2 maggio invece il match interno che chiuderà il campionato, probabilmente, se si giocherà, se la San Benedettese non fallirà, contro proprio la formazione di Montero. 4 partite al termine, 4 partite da non sbagliare, da oggi allo stadio Eugenio, ore 15, la formazione di Mandorlini affronterà la formazione umbra di Vincenzo Torrente, polemico nella post gara, speriamo che non ci possano essere episodi favorevoli al biancoscudo, visto le tante polemiche si sono discusse all'interno di questa settimana post gol di mano di Gomez contro il Padova nel derby del Nord-Est tra Triestina e Padova, un gol che potrebbe aver deciso in negativo il finale di stagione. Speriamo di no, tante assenze per la formazione biancoscuadra dagli squalificati della Latta e Alfredson, dall'infortunato ma convocato Ronaldo, che non dovrebbe partire dall'inizio. Sarà una Padova a trazione interiore con la classica difesa a 4 con Pelagatti, Kresic, Rossettini e Curcio a formare la linea difensiva, Dini confermato ancora una volta tra i pali, e poi Germano, che verrà spostato in avanti il terzino destro in questa stagione, giocherà a centrocampo a 3 con Saber e anche con Firenze, e lì davanti invece il classico tridente formato da Chirico, Paponi, che cercherà ancora una volta il primo gol in stagione, e poi il ritrovato Alessio Bifulco. Ragazzi, sarà una partita da non sbagliare, un dentro e fuori per incrementare in classifica, sperando anche che le notizie che arriveranno dagli altri campi saranno confortevoli. Ore 15 in contemporanea la partita dello stadio Eugenio, il big match di questa 35esima giornata tra il Perugia e la Triestina, aspettando il risultato delle ore 17:30 allo stadio Druso tra il Sudtirol e la Virtus Verona. Sarà una domenica davvero infuocata. Ringrazio per l'attenzione, lasciate un like al video, iscrivetevi come sempre al canale e seguitemi anche su Facebook e Instagram. Ci vediamo in un prossimo video.